L'entrata del broadcaster, più che della distribuzione, diciamo, è una conseguenza, anche perché Rai Cinema e 01 hanno un legame diretto in qualche modo, è come se fossero la testa e la coda di questo rapporto. Diciamo che ci sono due risposte che si possono dare, che abbiamo dei confronti quando scriviamo la sceneggiatura, perché in fondo è quando scriviamo la sceneggiatura, e qualche volta questi confronti sono anche una riunione, una chiacchierata rispetto a una stesura successiva con Rai Cinema. Però la mia storia di sceneggiatore è molto legata a dei registi importanti come appunto hai elencato tu, e quindi questo tipo di lavoro è un po' più protetto dal fatto che il regista, che spesso ha una dialettica diretta col broadcaster, o addirittura il suo produttore, che tende anche a tutelare il regista. In fondo, nel mio lavoro di questi anni, che ormai sono un bel po', per la fiction è diverso, ma con Rai Cinema è un rapporto di sorveglianza, ma a distanza, non troppo pressante o vicino. Però è vero anche che la maggior parte dei film che ho scritto io sono film di registi importanti che il Rai Cinema tende non solo a voler produrre, ma anche a voler proteggere. Quindi questo rapporto è un rapporto molto caldo, ecco, non problematico. Non conflittuali comunque. È difficile che sia conflittuale, perché quando un regista come Nanni Moretti, o come Bellocchio, o come Virzì, o come Archimbugli, o come Soldini vogliono fare un film, spesso è la decisione di dire va bene, facciamo questo film, che lascia a un regista, per esempio, per fare un esempio, Il traditore di Bellocchio, che è uno degli ultimi film che ho sceneggiato, in fondo è un film in cui si decide di fare questo film, e per Bellocchio è Bellocchio, insomma, questa è una cosa che Rai Cinema su alcuni autori che amano particolarmente sa rispettare in maniera molto molto seria. In qualche modo può essere più problematico con un regista più debole, oppure con un regista esordiente, perché è anche il modo di trovare una storia, un racconto, o di produrre un film che sia convincente, e convincente vuol dire sia per il mercato sia per la qualità, che è la combinazione che bisogna trovare poi. Sì, da quello che dici, ieri sera qui c'erano i dirigenti di 01 e si ha l'impressione che il problema fortissimo per un produttore è trovare i nuovi registi. A chi affidare la responsabilità di fare un film? L'opera prima è un po' una scommessa, eh? Non si capisce mai, non si può andare sul sicuro. Sì, ecco, qui interviene il tentativo ed è un tentativo molto discutibile sempre, ma ogni tentativo che si fa a proposito di un'opera creativa è un tentativo opinabile, no? Perché si può dire quella cosa è bella, potrebbe funzionare, invece non funzionerà, e si può dire che la storia è piena di queste cose, quella storia non è bella, non funzionerà, invece funziona, ma non è colpa della bravura o della mancanza di bravura dei dirigenti, è colpa del fatto che un'opera creativa ha delle coordinate che non sempre si riescono a capire, e ancora di più se non c'è una storia dietro. Se uno fa un film di Virzì o di Nanni Moretti, sa su quel gioco cosa sta facendo. Se deve fare un'opera prima, non sa veramente con chi e con cosa ha a che fare. Detto questo, però, che la cinema adesso, visto che parliamo di cinema di 01, ne ha molti esempi, ma in Italia sono molti esempi.
le generazioni di registi continuano a evolversi, e nell'ultima generazione ci sono invece tantissimi registi interessanti.